Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, un video che in realtà faccio a denti stretti perché il discorso diete è vero Cherry, non mi è mai piaciuto portarlo su YouTube, ma più che altro per la fraintendibilità che ci può essere. Molti traggono ovviamente ispirazione dalle diete che vedono pensando che possa essere la via giusta, in realtà non lo è, tant'è che io stesso non ho mai la stessa dieta. Non c'è uno schema preciso, non è un calcolo matematico che possa essere vincente, il nostro corpo è in continua evoluzione e con esso la dieta. Io non ho la dieta di 2 mesi fa, non ho la dieta dell'anno scorso e l'anno prossimo non avrò la dieta che sto seguendo adesso. Visto che comunque era un argomento che interessava molti e molti, anche solo per curiosità e per vedere come mi muovo in questo ambito, specialmente adesso che sto tagliando le calorie per prepararmi a quella che sarà un evento, come magari può essere la Rimini piuttosto che uno shooting fotografico, ho detto: facciamo vedere, mostriamo come si struttura e si svolge la mia giornata dal punto di vista alimentare. Questa mattina partiamo con la colazione, ovviamente, perché di solito la mattina parto così, con la cena quasi mai. Abbiamo, ve lo mostro così, 230 ml di albume, 220 ml di tè. Abbiamo preparato 100 grammi, giusto, di fiocchi d'avena e ho solamente 5 mandorle per questa mattina che metterò dopo nello yogurt. Ho anche 170 grammi di yogurt greco. Vado avanti con gli albumi e dopo vi mostro come preparare i fiocchi d'avena, che tantissimi dicono: come fai a fare i fiocchi d'avena che mi fanno cagare? Fanno cagare, punto. Però proviamo a vedere come fare per renderli un po' più godibili. Vado avanti perché sennò mi si fredda. È buono. Uova e tè verde finito, adesso andiamo a preparare i fiocchi d'avena. Cherry, dammi una mano per la camera, non ri e gli con la bocca piena perché mangio, quindi non vuole parlare. Invece devi Questo è aiutarmi. divertente, la teniamo. Sì, allora. Per preparare dei fiocchi d'avena decentemente gustabili, li cuciniamo al microonde perché mangiarli crudi sarebbe come prendere gli scatoloni di Amazon e metterli in bocca. Quindi mettiamo un filo d'acqua, non li anneghiamo completamente, dobbiamo vedere l'acqua far capolino da sotto. Adesso io mi sono preso in ritardo, solitamente è la prima cosa che faccio quando preparo la colazione, in modo che il fiocco si ammorbidisca bene nell'acqua. Vedete? C'è acqua, ma non troppa, non stanno galleggiando. Essi in questo momento si stanno impregnando del misto liquido. In questo caso il fiocco si gonfia un pochino e risulta essere più morbido al palato, ma non è finita qui la ricetta. Quello che ti consiglio è di mettere 1, 2, barra 3, dipende anche dai vostri gusti, gocce di dolcificanti a calorie zero, quindi teak piuttosto che qualsiasi altro tipo di Flav Drops aromatizzato. 1, 2, 3, lo mescoliamo un pochino. Tortusi. Li inseriamo nel microonde. Cherry che cerca di sfuggire al faretto. 4 minuti per 100 grammi di fiocchi d'avena. I miei fiocchi d'avena sono pronti. Mentre si sta facendo il caffè, sto preparando anche il mio vasetto da 170 grammi di yogurt greco. Ho 5 mandorle nella colazione previste dal dottor Artusi. Di sovente mi piace inserire queste 5 mandorle nello yogurt. E qui è tutto pronto, avena, yogurtino e caffè. Ci vediamo dopo per lo spuntino. Andiamo in studio con questa pulitissima Golf TCR. Siamo arrivati allo spuntino e qui in questa piccola pausa pranzo, cosa che lui ha già fatto perché è una persona orribile. Gli ho detto: aspetta a fare lo spuntino, che lo facciamo insieme così lo inseriamo nel video, ma lui se ne è fregato. Ma non importa, la dieta che vi interessa è la mia. Come spuntino ho 45 grammi di proteine e ben, mio caro amico, 6 mandorle. Sei, non tre. No, 6, no, oggi ho pochi carbo, quindi ho 6 mandorle. E piccola curiosità, fino a 2 settimane fa il buon Artusi mi concedeva anche una banana, ma mi è stata privata perché infatti devo perdere peso, svuotarmi e fare schifo. Prepariamo proteine, così vi faccio vedere, ma a me piace essere a mio agio, comodo. Non voglio rompere le scatole, ma con tutti quanti i posti che ci sono in questo studio, proprio qui che sto lavorando, fai silenzio. Abbiamo 45, e poi per piacere, 45 grammi di proteine. Questo misurino credo che sia da mezzo chilo, vero Cherry?
Secondo te questi sono 40 grammi? Ma dobbiamo... secondo me questi misurini qui sono da 90. Guarda, adesso batte 50. Secondo me è da 90 questo misurino. 90, la gallina canta. Prepariamo una parma, un shaker. Un'altra piccola polverina che non si sa mai. Quella di rinforzo, che non si sa mai. Guarda. Mi hai fatto un cesso, lo sapevo che sarebbe finita così. Tanto netta è Lisa. Tra l'altro, questo è il gusto Oreo. Io lo mangio e tu? È quello con i pezzetti di biscotto questo? Okay. Maledetto. Oh, pezzetti di biscotto. Non ve l'ho neanche detto, ma io a casa mi ero già preparato 6 grammi di creatina. Li metto già nello shaker prima di partire. Vengo con lo shaker vuoto perché tengo le proteine qua dentro, perché se mai mi chiedono di fare qualche pubblicità o qualcosa già ce l'ho. Il tappo non c'è? Eccolo qua. Eccolo qua. Prendimi le mandorle, Nicolò. Oh. Digli che pubblicizziamo questo intanto. Questo è il nostro porta. Quanto è bello! Il nostro porta pillole di L Gym da 10 e dico ben 10 scomparti. E tu cosa ci metti dentro questo porta pillole? Sì, 10 scomparti. Sì. E tu cosa ci metti dentro questo fantastico porta pillole? È tutto contato in base agli spuntini. E quindi oggi hai. Questo è mandorle, questo è per il pranzo, c'ho 3 omega 3. Queste sono tutte porzioni già fatte. Questo è un multivitaminico. Quanti cazzi tu hai tu? Scusami, hai ragione, continuo a fare quello che sto facendo. Non facciamo confusione, siamo già al secondo pasto, quindi lo spuntino. Ci vediamo per il prossimo... No, il prossimo sarà il pre-workout. Adesso iniziamo l'allenamento. Come pre-workout ho 6 aminoacidi ramificati BCAA con un rapporto 4-1-1 e 6 grammi di creatina. Prendo l'integrazione e ci vediamo in sala. Workout iniziato, back day, lat machine pesante. Vai nocciola, vai. Bello fiero, eh. Oh, do, bello lì. Te, su così, qua, c'è, c'è. Va l'uomo, c'è. Oh. Scivole, l'ho sentito tutto. Frivolo, frivolo. Con la lat facciamo 10 serie da 12 reps per cucinarci bene, dopodiché cominceremo con i rematori. Su. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Go. Sì. C'è. C'è. Oh. No. Yes. Go. Go. Cominciata la preparazione. Siamo passati al rematore, anche qui 6 serie da 12 reps per me, 110 kg, 10 colpi a 100 kg per Nicolò. Vai uomo! No! 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 Te! Sì! Sì! Qua! C'è! Padrone! Oh! Vai così, padrone! Oh! Oh! No! No! Vai 10, vai 10! Oh, bello, bello. Oh, mamma mia. Mamma mia. Era un po' pesantino. No, no. No, no. No. Va bene così. Su, su. Otto. Padrone del carico. Oh! Uno. No. Te. Bello, bello, bello. Qua. C'è. Sì. Testa, testa. Bene. Ciò. Cazzo. Lei qui, bimbe. Sì, sì, sì. Oh, cos'è questo peso della chicco? Mettimi subito dei dischi. Oh, scusami, dai. Rapido, un disco da 20, dai. Perdonate, non è avvezzo ai carichi pesanti. Dai, piantalo. Oh, sentilo come sbatte. Sì, sì, sì. Dai, Danny. Oh. Oh. Oh.
Bello bello. Perfetto, come vedete sono da solo, Nicolò è andato a Padova, aveva un appuntamento di lavoro insieme al doc appunto nel centro fitness, la Cherry è di là che si sta preparando per iniziare a sua volta l'allenamento. Io finisco i bicipiti, faccio bicipiti al cavo basso, bicipiti con bilanciere sagomato, dopodiché ci vediamo in studio per quello che sarà appunto il mio pranzo, quindi uno dei tre pasti principali. Post workout altri 5 aminoacidi di BCAA 411. Finalmente ci siamo arrivati al secondo pasto principale, quindi il pranzo, anche se sono le 5 del pomeriggio. Abbiamo del classico pollo, che me lo chiedete sempre nelle storie, lo chiedete anche a Cherry. Lo cuciniamo con una friggitrice ad aria, che state in questo momento guardando probabilmente, che la faccio passare in sovrimpressione, che in realtà il termine friggitrice non è proprio appropriato, in quanto scalda la carne o comunque gli alimenti che gli vengono messi all'interno tramite un fond di aria calda, che è quello che conferisce anche una leggera crosticina all'esterno che fa sembrare e quindi simula una frittura, ma lascia l'interno morbido, quindi il pollo viene davvero buono. Lo spezia leggermente, ovviamente spezia in questo caso per me senza sale, ma voi fate quello che vi pare se vi interessa. Mentre come verdura abbiamo dei in questo caso cavoli romani, giusto Cherry? Sì. Cavoli romani, 200 grammi circa e 100 grammi di pasta integrale. A posto, basta. Ah no, abbiamo anche ovviamente dell'omega 3 che già prepariamo qua. È il momento del secondo spuntino della giornata, che è quello tra il secondo pasto principale e il terzo pasto principale, che sarebbe la cena. Ho nuovamente 45 grammi di proteine in polvere, whey iso, e 6 mandorle. Io sto lavorando al PC, andiamo a fare un saluto alla Cherry appena ho fatto lo spuntino, che è ancora di là che si sta allenando, dopodiché di sicuro ci vedremo a casa per la cena. Sono qui da Cherry, le 8 passate di sera, e ha appena finito, da quello che vedo, la pressa, quindi il secondo esercizio. Quante ore hai fatto di squat? Una. Ho fatto una e mezza. Siamo a casa stasera per le 11. Sì. Fa veloce adesso, ha detto. Ah, giusto per dire, sta facendo affondi con manubri da 20 kg l'uno. Ma prima di andare a casa bisogna sempre dare un salutino alla bambina. E alle 20:40 chi mi torna in studio? Nocciolino, che viene a prendersi il suo regalo. Ti piace, Nocciola? Io premio negligenza, è bellissimo, ma guarda quanto è. Ne godi? Porcello. Ma è bellissimo. Sei happy? Molto! Ma anche la cinghietta figa proprio. Guarda che stile! Guarda che stile! Bon, ciao. Perfetto, ho chiuso tutto, sono pronto per andare a casa, sono le 10:30 e dopo dici che non faccio un cazzo, la Cherry mi ammazzerà, ma ormai è abituata ai miei ritardi. Avevo un sacco di cose da fare, da sistemare, il commercialista, una botta di madonne. Non è vero, fa tutto Nicolò, dovevo fare col computer. Ci vediamo a casa per la chiusura, c'è la cena. Sono a casa, la Cherry si sta facendo la doccia, sono le 11:05, sono piuttosto in ritardo. La cena è pronta, ho 220 grammi di pollo, 100 grammi di riso e 130 grammi di insalata. Vedo che Cherry ha anche già preparato tutto per domani, quindi qua ci sono gli asparagi belli che pronti, la pasta e il riso per domani. E di sicuro ci sarà anche la carne nella friggitrice ad aria, eccola lì che mi guarda. Io sono cotto, fradicio, ho una faccia orribile, uno per le 3 settimane di dieta ferreissima che mi stanno sciupando. Mi sto svuotando, sono molto avvilito, però non è un problema, ormai sono abituato a queste condizioni, a breve mi riprenderò con le ricariche. Sti cazzi. Noi ci vediamo al prossimo video, grazie per essere stati con me.